ricordi del passato, ricordi legati al calcio che era e che oggi purtroppo è diverso. I ricordi sono tanti, certamente il ricordo indelebile è quello della vittoria del campionato qui a Cervinara, il campionato di promozione, dove ricordo il seguito che avevamo con tutte le problematiche societarie che c'erano, riuscimmo in quell'anno a fare una cavalcata indimenticabile. Certo, era un calcio dove ancora non esisteva la TV, e quindi eravamo seguiti da tante persone, e certamente il campo era sempre pieno, insomma, era un altro calcio. Oggi sinceramente non vedo il nesso più con il calcio di una volta. Diciamo che danno che oggi c'è stato un grosso, con l'avvento delle web, di internet, di tanta social network, è cambiato un pochino il calcio. Esperienza da calciatore, al di là del Cervinara, dicevo prima, Maddalonese e Sant'Agata, due tappe importanti, in due centri importanti che hanno fatto del calcio il loro credo, campionati di interregionale, l'interregionale ancora di allora ricordiamo era semipro, quindi campionati di un certo livello. Di quelle esperienze in queste due cittadine fiorenti, che ricordi? Sant'Agata, ricordo, era il primo anno che iniziava a giocare in questi campionati, perché venivo insieme a te, ti ricordo, dal settore giovanile della Casertana, e fummo un poco sbirciati chi a destra e chi a sinistra in questi campionati di promozione allora. E andai a Sant'Agata, fu una bellissima esperienza, avevo appena 18 anni, e feci 5 gol al primo anno di promozione. Una bella esperienza. Il Sant'Agata veniva comunque da campionati, allora non c'era l'eccellenza, veniva da campionati fatti anche in interregionale, era una bella piazza, aveva il campo, mi ricordo, al centro del paese, quindi fu una bellissima esperienza, come la prima mia esperienza. Poi dove il calcio mi ha arricchito in modo profondo è stato Maddaloni, dove ho fatto 6 anni stupendi, vincendo anche lì un campionato di promozione, andando direttamente in Serie D, e facemmo 3 anni di Serie D, anche lì seguitissima la squadra. Mi ricordo i primi 2 anni furono ci misero nei campionati laziale e sardo, quindi avevamo sei trasferti in Sardegna, e per noi diciamo che era quasi un semiprofessionismo, perché si partiva il sabato, quando si andava in trasferta, con aerei charter che ci portavano e ci riportavano poi di nuovo a Roma. Mi ricordo solo che erano delle sfacchinate, perché dovevamo arrivare a Roma per prendere il charter, tornare sempre da Roma la notte dopo la partita. Insomma, arrivavamo a casa alle 2, alle 3 di notte, dopo la trasferta di un paio di giorni. È stato anche lì Maddaloni. Poi una piazza importante, ha fatto quasi sempre la Serie D, ma negli ultimi anni si è un po' persa, però anche lì eravamo molto molto seguiti, e diciamo che è stato il trampolino di lancio in queste categorie. Dopo sono arrivato a Cervinare, anche qui sono stati 4-5 anni bellissimi da calciatore, e poi gli altri vissuti da direttore sportivo. Senti, Chiedano, proprio parlando di direttore sportivo, diciamo che oggi il direttore sportivo riveste un ruolo diverso da quello che rivestiva Gaetano Romano, perché il direttore sportivo di allora era non solo direttore sportivo, era direttore generale, era tuttofare, uomo mercato, uomo spogliatoio. Il passaggio da calciatore a direttore sportivo fu un passaggio abbastanza importante, soprattutto fu importante per la squadra, perché in te si vide all'epoca il prosieguo e soprattutto la sicurezza da parte dei calciatori in uno che era stato nel campo. Sì, diciamo che fu un passaggio brusco, perché mi ritrovai, come hai detto tu, dal campo alla scrivania. La scrivania, per dire, perché poi si era di nuovo in campo a lottare, a programmare, a costruire tante di quelle cose. Ogni anno era un calvario all'inizio, perché dovevamo aggiustare il campo sportivo, dovevamo preparare la squadra. Fu un primo anno molto bello, perché riuscimmo a salvare la squadra dopo ci fu un assestamento societario,
qualche diatriba a livello di soci, quindi riuscimmo a salvarci in quel campionato di eccellenza. Poi sono stati 4-5 anni magnifici dove abbiamo toccato, diciamo, il miglior piazzamento con Turtoro il terzo anno, mi sembra, quando portai a Cervinara Renato Cioffi, quando portai a Cervinara Sergio Buono, Pasquale Crisci, Tagliafico, Sais. Fu un campionato veramente bello. Il giovane esplose, il giovane Befi, che ora è un attaccante di primo livello in questi campionati. Diciamo che è stata una, ci siamo ritrovati in un nuovo compito dove poi negli anni, insomma, mi sono un po' formato e sono stati begli anni, una bella cavalcata, insomma. Gaetano, il tuo abbandono al calcio non ti sei ritrovato più, hai preferito mollare, nonostante da quello che so ci sono state delle continue avance di ritorno, hai sempre declinato dall'offerta. Oggi Cervinara vive un momento particolare. All'epoca tua il presidente Ricci era un consigliere del Cervinara, un socio, oggi è il presidente tuttofare e il Cervinara, nonostante investa fior di quattrini, nel cambiamento di competenza non riesce più ad emergere come nei tempi passati. Secondo te, come ti spieghi questa metamorfosi al contrario? Ma innanzitutto devo dire che fare calcio oggi è difficilissimo, perché con la crisi che attanaglia un poco tutti i settori, effettivamente tirare soldi fuori per questi tipi di attività, di sport, insomma, è un poco è difficile. Quindi diciamo che veramente sono da lodare questi che comunque continuano a tenere alto il nome di Cervinara. Certamente prima c'era il problema di trovare soluzioni, ce n'erano tante, però di trovare la migliore soluzione possibile sia per la società sia per i giocatori. Oggi è difficile, io il consiglio che posso dare è quello di non svenarsi troppo, perché poi a lungo andare probabilmente quando pigi troppo sull'acceleratore rischi di farti male, quindi alla fine è sempre uno sport. Chiudiamo con una domanda sul futuro di Cervinara, indipendentemente dalle spese, ma sembra che Cervinara negli ultimi anni abbia smarrito la vena di creare calciatori. I settori giovanili non riescono più a produrre come ai tuoi tempi, quando c'era per dire Albarelli, Raffaele Monetti e tanti altri. Oggi Cervinara non ha più quella carica giovanile che in effetti era la base per essere protagonisti. Secondo te, da che si deve ripartire per cercare di creare qualcosa? Ricordando che la scuola calcio Casale ha un bel vivaio, ha tanti giovani, però nemmeno lì si riesce più a creare e a portare giocatori avanti. Ma si deve ripartire, dovrebbe sempre dai settori giovanili, e purtroppo vedo che i ragazzi oggi sono attratti da altre cose, ci sono sempre meno giovani che si affacciano a questo sport. L'unico modo, noi vediamo anche a livello di Serie A, dove i settori giovanili di anche squadre importanti non riescono a ripartire. Certamente Cervinara è stata sempre un cuscino di calciatori, dove ultimamente, come hai detto tu, si è un po' smarrito. Anche per questo dico, quei pochi che ci sono, teniamoci, perché effettivamente giocando con un giocatore di Cervinara, del tuo paese, è sempre secondo me, un bene. Certamente io capisco che ci sono anche i tifosi che vogliono la squadra di un certo livello, però secondo me facendo un po' di sacrifici qualche anno e partendo con qualche giovane che, come hai detto tu, la scuola calcio Casale, come altre scuole calci in zona ci sono, c'è da solo da fare qualche anno di transizione e poi ti puoi ritrovare giovani importanti, anche se, ripeto, è diverso perché
alle nostre epoche era più facile perché c'erano tantissimi ragazzi che si lanciavano in questo sport, oggi sono attratti da altre cose, quindi è sempre più difficile. Bene, ringraziamo Gaetano Romano, a cui come e a tutti gli altri ospiti facciamo apporre la firma sul pallone che sarà messo all'asta per poi dare il ricavato in beneficenza a qualche associazione a Cervinara.